La Turris cerca casa. Dopo la festa in città avvenuta nelle scorse settimane alla notizia della vittoria dell'ultimo campionato di Serie D e il ritorno nel calcio professionistico dopo un'attesa lunga 19 anni, la società corallina è ora nuovamente alle prese con la grana Stadio Liguori. L'impianto di Viale Ungheria, infatti, non avrebbe tutti i requisiti necessari per ottemperare alle norme della Serie C. In primis il manto erboso, che sebbene sia stato di recente ultimato, non ha ancora superato tutti i test per ottenere la certificazione FIFA Quality Pro, tempo previsto circa 3 settimane, obbligatoria per tutte le società. Da qui la necessità impellente di trovare un impianto adatto per ottenere la deroga e quindi l'iscrizione al prossimo campionato. Il presidente Colantonio si è dunque prodigato alla ricerca di uno stadio in cui giocare almeno le prime partite in attesa di tornare a Torre del Greco, ma con scarsi risultati. Dopo i no ricevuti da Salerno, Benevento e Pagani, sono arrivati quelli di Avellino e Potenza. Al momento sembrerebbero restare in piedi le sole ipotesi Rieti e Bisceglie, dato che il regolamento prevede che si può giocare anche in una regione confinante a quella di appartenenza. Intanto il club ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione, è il centrocampista ex giovanili del Napoli, Antonio Romano, nell'ultima stagione in forza alla Pianese.